E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a vedere insieme come funziona la Torre del Serafino e qual è il suo collegamento con Rasputin all'interno del bunker che troviamo nella zona morta europea. Partiamo subito con il dire che la Torre del Serafino è il nuovo evento pubblico attivabile che è stato aggiunto con questa stagione e a cui dovrete partecipare per completare i primi step della quest stagionale. Vi dico subito che per passare lo step che vi chiede di partecipare all'attività non c'è bisogno che la completate, ma vi basterà appunto attivarla e anche fallirla. Ma andiamo però a vedere nel dettaglio come funziona questa Torre del Serafino. Innanzitutto questo evento è disponibile nella baia tortuosa della zona morta europea. Qui potrete trovare sempre uno standard identico a quelli che trovate davanti a un evento pubblico che sta per iniziare e che quindi vi riempie munizioni e super. Questo perché l'evento sarà sempre disponibile e non bisognerà aspettare che arrivi, ma potrà essere attivato in qualsiasi momento e da qualsiasi guardiano. Andiamo a vedere più nel dettaglio come completare l'attività. Una volta attivata la Torre del Serafino, potete osservare che si innalzerà uno dei pinnacoli che sono posizionati là intorno. Questi sono tre e appunto stanno intorno alla Torre del Serafino. Ogni pinnacolo è posizionato all'interno di una piastra e l'obiettivo principale di questo evento è quello di tenere la piastra pulita. Tuttavia non preoccupatevi perché potete facilmente capire se ci sono nemici nella vostra piastra grazie ad un suono d'allarme non poco evidente. Quindi l'obiettivo di base, come ho già detto, è quello di tenere la piastra pulita dai nemici. Non dovrebbe essere troppo difficile se non fosse per il nemico potente che spona periodicamente, ma che comunque spona da parecchio lontano, quindi avrete tempo di ucciderlo prima che arrivi alla piastra. Ma per quale motivo dobbiamo tenere la nostra piastra pulita? Perché questa sarà in continuo caricamento e potremmo avere quindi due alternative. Se avremo tenuto la nostra piastra pulita dai nemici, alla fine del caricamento il pinnacolo esploderà lasciando 8 palline intorno alla piastra, che adesso vi spiegherò a cosa servono. Se invece nella piastra sarà presente anche solo un nemico, le palline rilasciate saranno due e il proseguimento dell'obiettivo sarà molto più lento. Questo perché? Perché non appena il pinnacolo si innalzerà, in mezzo a questo troveremo generata una palla solare. Questa palla solare dovrà avanzare verso la Torre del Serafino e per farla avanzare dovremo appunto lanciargli le palline di cui vi parlavo. Quindi capite bene che se dobbiamo lanciare due palline alla volta o 8 palline alla volta, la situazione cambia. E di conseguenza tenere la piastra pulita è la chiave per procedere più velocemente. Una volta quindi che le palline verranno generate, vi basterà lanciarle contro questa sfera solare che man mano procederà verso la Torre del Serafino. Una volta che l'avrà raggiunta, il pinnacolo si abbasserà e si innalzerà uno degli altri due, e così via. L'obiettivo finale è quello di completare 8 o 9 piastre, seguendo sempre questo procedimento. E una volta fatto ciò, spawneranno due boss dotati di una modifica. Come al solito, la solita modifica inarrestabile, sovraccarica o barriera, per il quale vi basterà semplicemente equipaggiare l'arma giusta e quindi annientare la modifica, e il boss andrà giù tranquillamente. Considerate però che se non utilizzerete la modifica giusta, il boss continuerà a recuperare vita e quindi sarà tutto inutile. Uccisi questi boss, avrete completato l'evento e davanti alla Torre del Serafino appariranno due casse, una delle quali si aprirà automaticamente e vi regalerà delle parti di mente bellica, e l'altra che invece avrà bisogno di una parte di mente bellica cifrata per essere aperta. Queste si ottengono tranquillamente dalle 4 taglie giornaliere di Rasputin, quindi non sarà affatto un problema ottenerle. E per intenderci, la cassa cifrata a me ha dato un equipaggiamento stagionale e una modifica stagionale. Mi soffermo un attimo a consigliarvi i tipi di arma che potete utilizzare in questa attività per poi passare ai potenziamenti, che sono un aspetto secondo me fondamentale. Io personalmente ho provato diversi loadout e alla fine mi sono trovato molto bene con un pompa ad alto impatto, comunque un polpa con canna forata, e nel mio caso un'arma da supporto. Questo perché i nemici che dovrete uccidere saranno molto vicini, dato che non dovranno essere all'interno della piastra, e tra mini boss e nemici vari utilizzare armi da corta distanza è forse la scelta migliore. Per quanto riguarda le super, secondo me è essenziale avere una freccia, dato che i nemici sono veramente tanti e potrebbe essere anche molto comodo una pozza dello stregone, come anche una bolla del titano con il casco di Saint, che accecherà quindi i nemici che entrano nella piastra. Considerate tuttavia che l'attività è al 9,80, quindi questa difficoltà sarà solamente iniziale. Una volta che saremo saliti di luce, sarà tutto molto più facile e servirà molta meno organizzazione. Ma andiamo adesso a vedere i potenziamenti che possiamo ottenere per queste abilità. Visitando Rasputin, nella seconda sezione in alto che troviamo nel suo inventario, accediamo ai potenziamenti della Torre del Serafino. Questi sono 7 e devo dire sono veramente molto utili. Ogni potenziamento costa 90 parti di mente bellica, che potrete ottenere da qualunque taglia di Rasputin, ricevendone dai 10 ai 50. Ogni potenziamento migliorerà un aspetto del gameplay della Torre del Serafino, ma il primo che vi consiglio di comprare
è quello in fondo a destra, ovvero quello del costo ridotto, che per 90 parti di mente bellica vi ridurrà il prezzo di tutte le altre da 90 a 75. Osservando gli altri potenziamenti nel dettaglio, quelli sicuramente più interessanti sono il primo, ovvero quello dei telai pesanti, che vi permetterà di far spawnare appunto dei telai pesanti, delle sorte di macchine autonome, durante la torre del Serafino, comandate da Rasputin e che esploderanno all'avvicinarsi dei nemici alla piastra, e quello della Valchiria, che vi permetterà appunto di evocare una Valchiria per ogni piastra. Gli altri quattro potenziamenti riguarderanno più che altro le risorse. Abbiamo quello dei materiali, infatti, che ci regalerà dei materiali mentre facciamo qualsiasi tipo di attività. La descrizione dice che i telai di Rasputin raccoglieranno i materiali per noi mentre noi facciamo altro, quindi semplicemente ogni tot ci basterà tornare da Rasputin e avremo il nostro cumulo di materiali. Il potenziamento delle parti cifrate ci permette di ottenere le parti cifrate di mente bellica dalle sfide di qualunque vendor della torre. Il potenziamento invece delle parti di mente bellica semplice ci permetterà di avere una possibilità aggiuntiva di fornire parti di mente bellica quando ripuliamo i bunker. Infine il potenziamento delle ricompense ci permetterà di ottenere una ricompensa aggiuntiva quando saliremo di livello da Rasputin. Considerate che il primo vero obiettivo della quest stagionale è quello di salire di un grado di Rasputin, ovvero di completare tutta la prima fila di potenziamenti. Sappiate che prendendo tutte le taglie che potete da Rasputin e completandole tutte tranne le due potenti, otterrete circa 250 parti di mente bellica e 4 parti cifrate. Di conseguenza, se comprerete il potenziamento del costo ridotto per primo, dovreste riuscire a comprare di base altri 4 potenziamenti. Ragazzi, io spero che il video vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un like, commentate e condividetelo. Per qualunque domanda scrivete pure qua sotto nei commenti. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.